Siamo su Alonissos, Alonissos. Questa è la strada che va a Megaliamos, sulla parte verso Skopelos dell'isola di Alonissos. La strada continua, arriva giù praticamente quasi al mare, però noi, siccome siamo un po' masochisti, ci facciamo una bella sudata e scendiamo per il sentiero che è un po' più in là, che sta intraprendendo Elena. Passiamo giù in mezzo a questa, eccolo là che si vede la strada, in mezzo a questa vallettina, per raggiungere poi il mare che è lì sotto. Saranno 100 metri di dislivello, forse neanche, quindi è un chilometro di discesa. Perché arrivare al mare con la macchina quando puoi farti una bella passeggiata sotto il sole cocente? C'è un caldo, oggi sono a meno 35 gradi, quindi è una bella sudata. Partiamo. Quindi quella è la strada dove abbiamo parcheggiato l'auto, che si vede là, preso il sentiero e tra un po' saremo giù lì sotto, perché lì avanti va a incrociarsi su quell'altra strada che si vede, esposto qualche metro più in là così la si vede bene, sull'altra strada carrozzabile, forse di là si scende giù anche con l'auto. C'era la deviazione prima di arrivare qua. Spettacolo bello, rumore zero, gente in giro poca. Là sullo sfondo vedo, anche se non riuscirò a star fermo, si vede Skopelos, la città di Skopelos là in mezzo. Proseguiamo. Su questo pezzo di sentiero c'è un sacco di salvia, selvatica ovviamente. Invece di andare al mare sembra di andare a fare una passeggiata in pineta. 200 metri siamo arrivati alla strada carrozzabile, che è una delle varie che vanno giù queste spiagge. Qua ci sono forse delle more, no, peccato, ogni tanto c'è una pianta di fichi con dei bei fichi, adesso gli diamo un'occhiata. Effettivamente questa strada potrebbe essere percorsa da autoveicoli senza grossi problemi, sterrato non è né meglio né peggio di quella sopra. Poi anche un po' l'ombra, in questo momento con un po' di arietta si sta veramente bene. Un altro pezzo della strada che stiamo facendo a piedi, sempre scendendo verso la spiaggia di Megaliamos. Continua la discesa, ci siamo quasi. Da sopra c'è una bellissima acqua, là vedo anche degli scogli, bello. Da sopra è bellissimo, ma ci hanno già detto che è una bella spiaggia, quindi spiaggia o roccia che sia. Adesso scendiamo. Ecco lì Elena. Tutta bella equipaggiata. In fondo alla discesa c'è un cancello, giustamente, dicono non parcheggiate qui davanti che dobbiamo uscire perché lì c'è una casa, e qua c'è il sentiero che porta giù verso la spiaggia e il mare. Allora, dal sentiero siamo arrivati qua su questa spiaggia Turconeri, dovremmo essere sulla seconda barrettina blu. Indico bene? Sì. Sulla seconda barrettina blu. Adesso andiamo avanti un pezzettino, andiamo a Megaliamnos. Non che qui non sia bello, però ci sono degli scogli e non so se è facile andare giù. Dietro quella pianta là c'è Megaliamnos. Vamos, Megaliamnos. Anche qui l'acqua comunque è bellissima, Soltanto che infatti ci sono anche dei bambini a fare il bagno là. Probabilmente lì avanti dove ci sono quei sassi è possibile scendere con facilità in acqua. Bello. Dietro pini, ulivi, veramente bello. Vediamo dell'altra gente che sta arrivando dall'altro lato, a piedi, altri bambini. Boh, adesso decideremo dove metterci. Ci siamo quasi a Megaliamnos, ancora a poche decine di metri. Dal punto precedente arrivare giù alla spiaggia bisogna proseguire lungo questo muro
E adesso lì davanti si scende e c'è la spiaggia. Ci siamo solo noi? Altri due, ok. Siamo in quattro. Un paradiso. Più due che abbiamo visto in acqua. Poi forse degli altri che abbiamo visto, dei greci che abbiamo visto in giro.